Ditemi, posso già partire? Buon pomeriggio. Il governo, è qui presente la ministra Azzolina, ha lavorato già da tempo per permettere ai nostri studenti di rientrare a scuola a settembre, coinvolgendo tutto il mondo dell'istruzione, in tutti i suoi comparti, associazioni di genitori, associazioni di studenti, sindacati, dirigenti scolastici, scuole paritarie. Ci siamo predisposti per ritornare in piena sicurezza a settembre, alla ripresa. Ne sono nate le linee guida condivise, che adesso la ministra Azzolina illustrerà più in dettaglio, che ci consentiranno il 14 settembre, dicevo, di far tornare le nostre ragazze, i nostri ragazzi, i nostri figli in classe in condizioni di massima sicurezza. Chiudere le scuole è stata una scelta molto sofferta, che nessuno pensi che il governo ha preso questa decisione a cuor leggero. È una decisione che ci ha impegnato severamente in un'ampia discussione. Alla fine ci siamo determinati, anche confrontandoci col Comitato Tecnico Scientifico, per questa soluzione, perché abbiamo alla fine valutato che fosse quella che garantisse maggiore sicurezza ai nostri figli e anche a tutti i genitori e familiari che con loro convivono. Ma chiaramente è una decisione che ci ha fatto male. La didattica a distanza ci ha permesso di andare avanti con l'insegnamento, con la formazione dei nostri studenti anche durante il periodo di lockdown. Però siamo anche consapevoli che è stata una questione di necessità. Siamo intervenuti subito, abbiamo stanziato risorse e molti degli studenti hanno potuto disporre, che non ne avevano la disponibilità, hanno potuto disporre, grazie a questi interventi, anche di tablet, PC, di connessioni a internet. Ma ci rendiamo conto, e siamo perfettamente consapevoli, che non eravamo preparati per affrontare una didattica a distanza con la massima efficacia ed efficienza. Siamo consapevoli anche degli sforzi che abbiamo imposto alle famiglie, non solo ai nostri ragazzi ovviamente che sono stati costretti a casa, ma anche alle famiglie, anche dal punto di vista organizzativo. Però quello di cui nessuno deve dubitare è che la scuola è al centro dell'azione di governo, della politica del governo, è al centro dei nostri pensieri e non solo abbiamo già investito, ma continueremo a investire sempre più. Vi ricordo che già nel decreto rilancio abbiamo stanziato 1 miliardo per la ripartenza. 330 milioni poi li abbiamo già assegnati ai dirigenti scolastici per interventi di manutenzione per i vari dispositivi di sicurezza. 330 milioni li abbiamo assegnati ai rappresentanti degli enti locali, dando loro anche la possibilità, la facoltà di procedere con deroga ai vincoli attuali in tutta speditezza per interventi di edilizia leggera. Ancora, ricordo che dall'inizio dell'anno, da gennaio, abbiamo stanziato ulteriori quasi 2 miliardi, 1 miliardo e 900 milioni per l'edilizia scolastica che abbiamo per buona parte sbloccato. E poi, come ho già detto, abbiamo anche durante l'emergenza stanziato interventi per favorire ovviamente le connessioni digitali. Abbiamo un ulteriore miliardo che stanziamo in nuovi investimenti. Ecco, questo nuovo miliardo ci dovrà consentire di ripartire a settembre in piena sicurezza, ci dovrà consentire di avere una scuola più moderna, più sicura, più inclusiva. Ma non sarà finito qui. Perché vi preannuncio che sicuramente nel piano di rilancio e del Recovery Fund, quindi delle risorse europee, un importante capitolo sarà dedicato proprio agli interventi sulla scuola. Noi ci ripromettiamo, dopo questa emergenza che ci ha duramente provato, di avere l'opportunità finalmente di investire nei percorsi di formazione dei nostri ragazzi. Vogliamo contrastare la povertà educativa. Vogliamo contrastare la dispersione scolastica, vogliamo anche migliorare la formazione, investire in competenze digitali per tutto il personale scolastico,
vogliamo classi meno sovraffollate. Le cosiddette classi pollaio a noi non piacciono affatto, non le tolleriamo più. E ancora vogliamo migliorare anche i percorsi professionalizzanti, quelli che dovrebbero consentire ai nostri ragazzi di poter immettersi nel mondo delle imprese con maggior rapidità e con maggiori competenze. Siamo molto ambiziosi sulla scuola e non abbasseremo mai la soglia di attenzione. Ministra Azzolina, prego. Grazie Presidente. Le linee guida che oggi presentiamo e che il Paese aspetta da giorni sono un momento molto importante e vanno spiegate molto bene, e ci tengo a farlo nel migliore dei modi. Sono linee assolutamente condivise, le abbiamo condivise con tutto il mondo della scuola, con le forze sociali, con i genitori, con gli studenti, con la disabilità, con le scuole paritarie e ovviamente con gli enti locali che ci hanno dato veramente una grande mano. Sono linee guida immediatamente operative. Ci sono le soluzioni e ci sono le risorse per realizzare queste soluzioni. Il Presidente del Consiglio ha appena detto che ci sarà 1 miliardo in più da stanziare. 1 miliardo in più, per me che sono Ministro dell'Istruzione, che vengo dal mondo della scuola, è veramente tanto se pensiamo che oltre a quel miliardo ne abbiamo stanziati 4,6 di miliardi da gennaio fino ad oggi sulla scuola. La scuola non aveva mai visto tutti questi soldi, perché la scuola è stata sottoposta, ahimè, e lo sappiamo tutti quanti, a tagli che poi l'hanno in parte ridotta nella situazione che conosciamo. È stato facile stanziare adesso un altro miliardo? No, non è stato facile, ma è molto importante ed è il segnale, è un altro segnale, che il mondo della scuola è al centro dei nostri pensieri, perché la scuola la amiamo, perché la scuola è il nostro futuro, la scuola forma cittadini e cittadine. Il 17 giugno le abbiamo riaperte le scuole, grazie agli esami di Stato. Io sono stata a Bergamo, credetemi, è stata un'emozione enorme rivedere le scuole aperte e rivedere le scuole aperte soprattutto in Lombardia. Abbiamo riportato 500.000 studenti a scuola. Io ho visto l'emozione degli studenti, l'emozione dei docenti. Fino a poco fa, alla fine della conferenza unificata, c'era un ragazzo che per strada era contento perché aveva fatto gli esami di Stato in presenza. Non è stato facile. Ci avevano detto che gli esami di Stato in presenza non si potevano fare, li abbiamo fatti. Adesso dobbiamo fare però un passo in più. Dobbiamo pensare a riportare tutti in classe a settembre, tutti in sicurezza. E lo facciamo già dal 1° di settembre, riportando quegli studenti e quelle studentesse che hanno avuto un po' più di difficoltà negli apprendimenti negli ultimi mesi che abbiamo passato, ma anche quelli che vogliono potenziare, no? Vogliono tirar fuori ancora di più i loro talenti. E poi dal 14 settembre la scuola riaprirà esattamente per tutti quanti, ci sarà la riapertura ufficiale. Come saranno le scuole a settembre? Che cosa ci dicono queste linee guida? Le scuole innanzitutto dovranno essere pulite, abbiamo investito milioni di euro per comprare prodotti igienizzanti. È evidente che sulla base delle indicazioni che il Comitato Tecnico Scientifico ci ha dato, dobbiamo mantenere quel metro di distanziamento e quindi dobbiamo evitare quelli che sono gli assembramenti e dovremo fare degli ingressi scaglionati. Faremo formazione del personale scolastico tutto. Questo è fondamentale. Ci lavoreremo insieme anche alla Protezione Civile, faremo dei webinar e faremo comunicazione per le famiglie e per gli studenti in un'ottica che deve essere quella di comportamenti responsabili e nell'ottica sicuramente della prevenzione. Quali difficoltà abbiamo avuto? La scuola ha bisogno di spazi. È chiaro che se parliamo di un metro di distanziamento abbiamo bisogno di più spazi. E allora che cosa abbiamo fatto al Ministero dell'Istruzione? Abbiamo creato un software. Credetemi, non esisteva. Non avevamo un software che ci dicesse esattamente quanti metri quadrati abbiamo per ogni singola classe delle nostre scuole, quanti negli auditorium, quanti nelle palestre, quanti nelle sale docenti. Questo software lo abbiamo creato. Oggi siamo a circa il 76% di dati che gli enti locali proprietari degli edifici scolastici ci hanno fatto avere. Quindi io so adesso, classe per classe, quanti metri ho a disposizione.
E sulla base di questi dati vi posso dire che ad oggi, rispetto a quel metro di distanza, ho circa il 15% di studenti che devo portare fuori dagli edifici scolastici così come li conosciamo. Il software che abbiamo creato va nella direzione della digitalizzazione del Ministero dell'Istruzione. Stiamo digitalizzando il più possibile, dalle graduatorie alle immissioni ruolo, a tutto quello che l'anno 2020 ci chiede, gli anni della modernità e quindi della digitalizzazione di un Ministero che digitalizzato non era. Come operiamo allora per portare fuori quel 15% di studenti? Innanzitutto lavoriamo sugli edifici che ci sono. Facciamo lavori di edilizia scolastica leggera. C'è una finestra da spostare, c'è un pannello da fare, un'aula da riaprire, un'ala della scuola che era stata chiusa. Si possono fare dei lavori e si faranno grazie al contributo degli enti locali. Se non dovessero bastare, abbiamo ripreso i 3.000 edifici scolastici che erano stati dismessi a causa del dimensionamento scolastico che è stato fatto negli anni. Anche quelli sono edifici che possiamo recuperare. Ma non basta solo quello. La scuola a settembre deve riaprire non soltanto in un'ottica di sicurezza, ma deve riaprire in un'ottica diversa, che sia una scuola nuova, una scuola più aperta, una scuola più inclusiva. E allora io dai documenti che ho ricevuto dagli studenti e dalle studentesse, ho ricevuto delle richieste specifiche che noi vogliamo fare scuola anche fuori dalla scuola. Portiamo i nostri studenti nei musei, negli archivi, nelle biblioteche, nei cinema, nei teatri. Facciamo in modo che respirino quella cultura di cui sicuramente hanno bisogno. E ringrazio la collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per averci dato una mano anche con questi progetti. E perché no, portarli anche al parco, i bambini più piccoli, a fare lezione quando il tempo lo consente e farli stare vicino alla natura. È evidente che se abbiamo bisogno di più spazi, abbiamo bisogno anche di più organico, abbiamo bisogno anche di più docenti e anche personale non docente. E allora distinguiamo. Con i soldi che stiamo mettendo adesso possiamo assumere fino a 50.000 persone, tra docenti e personale ATA, a tempo determinato, in più rispetto al normale organico che abbiamo tutti gli anni e che non abbiamo tagliato. Ci tengo a dirlo, non è stato tagliato né l'organico di fatto né l'organico di diritto rispetto agli anni scorsi, malgrado la denatalità che è in corso. E poi quest'estate assumeremo a tempo indeterminato, sulla base dei pensionamenti che avremo, sia il personale docente sia il personale non docente. Per non parlare dell'enorme investimento che abbiamo fatto sui concorsi, migliaia di posti dati a concorso. E in ultimo, sempre per il personale, il cuneo fiscale. A luglio gli stipendi del personale docente cresceranno. Avremo tra gli 80 e i 100 euro in più. Ed è un riconoscimento che meritano, perché gli stipendi del personale docente italiano, e lo dico da ex docente, sono tra i più bassi d'Europa. Quindi questo è il minimo che gli si può dare per lavorare poi in un'ottica che vada verso la crescita. Ma la scuola che sogno io e che sogna il governo tutto è anche una scuola moderna legata agli ambienti di apprendimento. Basta vedere la stessa identica fotografia della scuola di 50 anni fa e della scuola di oggi. Mettetele a confronto. Come la vedete la classe? È sempre stata uguale. Abbiamo bisogno di ambienti di apprendimento nuovi. Fossero anche banchi nuovi. Penso all'ITIS Maiorana di Brindisi, scuole innovative, perché ambienti di apprendimento nuovi non è il banco in sé per sé. È tutto quello che ne nasce. Ne nasce una didattica nuova, nascono gruppi di apprendimento. Possono nascere anche orari di lavoro più flessibili tra gli studenti. Cambia il modo di fare didattica, una didattica diversa, più moderna, che gli studenti e le studentesse di oggi chiedono e ne hanno sicuramente ragione. Quindi investiamo in ambienti di apprendimento, investiamo in formazione del personale, mettiamo dei soldi sulla scuola. Flessibilità degli orari non significa doppi turni. Nessuno ha parlato di doppi turni, non l'abbiamo mai detto, neanche di sdoppiare le classi. Semmai, se ci fossero, come ci sono, delle classi molto numerose,
Io ne ho fatto una guerra alle classi pollaio, presentando o sovraffollate, chiamiamole come vogliamo, 2 anni fa, una proposta di legge ben precisa, perché le classi dove hai 30 persone, 30 studenti e 30 studentesse, non permettono assolutamente di valorizzare i talenti di ciascuno. Gli studenti e le studentesse non sono monadi isolate, vanno coltivati e un docente, con tutta la buona volontà che ha, se ne ha 30 davanti, non ce la fa. E questo crea dispersione scolastica e noi perdiamo gli studenti per strada. E allora poi abbiamo il fenomeno dei NEET e non può un paese come l'Italia perdersi gli studenti per strada e avere delle medie al di sopra dell'Europa rispetto a chi non arriva a completare il diritto allo studio. Queste sono battaglie che questo governo farà, perché il numero di alunni per classe deve diminuire pian piano già a partire da settembre. Come vedete, le soluzioni sono diverse e sono soluzioni che abbracciano un paese che è tanto diverso nelle sue scuole, perché noi abbiamo circa 40.000 edifici scolastici, 8.000 e più autonomie scolastiche. Io ho le scuole in appartamento, Presidente Scampia, e poi ho le scuole invece che sono mega innovative, e poi ho le scuole nei palazzi dell'Ottocento. Quindi noi diamo una cassetta degli attrezzi per rispondere soluzione per soluzione alle singole realtà. Sono tutte misure strutturali, perché i miliardi che stiamo investendo non servono per rispondere all'emergenza del coronavirus e basta. Noi sogniamo una scuola diversa, una scuola in cui finalmente si investano dei soldi e la si migliori. Perdonatemi la parentesi personale, questo sogno ce l'avevo già da docente, poi da dirigente. Oggi essere ministro e poter in parte realizzarlo, fosse anche una piccola parte, è veramente motivo di orgoglio. Serve chiaramente la collaborazione di tutti per far questo e serve soprattutto guardare a quelli che hanno sofferto di più. Io penso ai bambini della scuola dell'infanzia, ai bambini della scuola primaria, che durante il lockdown hanno sofferto di più. E ringrazio le famiglie per tutto quello che hanno fatto in questo periodo, così come i ragazzi e le ragazze disabili. Sono quelli che hanno sofferto di più e sono quelli a cui a settembre la scuola dovrà dare la risposta più forte, e la darà. Serve la collaborazione di tutti, perché la scuola non è un tema che riguarda il Ministero dell'Istruzione, basta. La scuola riguarda esattamente tutti, tutti, e in quella direzione quindi bisognerà andare. Io dal primo di luglio inizierò a girare regione per regione, ufficio scolastico regionale per ufficio scolastico regionale, scuola per scuola. Lo farò con amore, con passione, perché io la scuola la amo, ci tengo, lo voglio proprio urlare al paese, lo voglio dire al paese, e andremo a monitorare e ad aiutare i dirigenti scolastici, gli uffici scolastici regionali, a fare in modo, insieme agli enti locali, che a settembre la scuola parta. Presidente, è un lavoro impegnativo, molto impegnativo, è una sfida. Ci avevano detto che gli esami di Stato non li avremmo fatti in presenza, li abbiamo smentiti, sono stati fatti e stanno andando anche bene. La stessa cosa accadrà con la riapertura della scuola a settembre. Grazie. News, prego. Buonasera Presidente, buonasera Ministro. Io vorrei chiedere al Presidente, riguardo a un'intervista che la stampa ha rilanciato pochi minuti fa, che assume particolare rilevanza in Italia, perché la cancelliera Merkel ha detto chiaramente che il Recovery Fund non basta, e che ha detto oltre non abbiamo pensato ad altri strumenti, quali il SURE o il MES, perché i paesi non possano utilizzarli. Ovviamente detto alla stampa, e in Italia assume un maggior rilievo perché tutti pensano alle discussioni attorno al MES e alle spese per la sanità pubblica. E poi volevo chiedere alla Ministra Azzolina, attorno alle discussioni che sono andate molto avanti in questi giorni, sulle elezioni regionali che saranno attorno al 20 settembre, quindi una settimana immediatamente dopo il riavvio del 14 di settembre, se avete pensato a una immediata sospensione dell'attività didattica
e oppure altrimenti all'uso di edifici alternativi, tensostrutture come ha proposto il PD, insomma quali sono le misure in campo per evitare una sospensione che arriverebbe subito pochi giorni dopo il riavvio importante. Grazie a entrambi. Le rispondo alla, prima domanda. Per quanto riguarda se bastano o non bastano, noi stiamo facendo di conto in questi giorni, ovviamente ci aggiorniamo continuamente rispetto ai flussi di cassa, a quelli che sono i ragionevoli fabbisogni. Ieri c'è stata una riunione in cui abbiamo con i rappresentanti della maggioranza, le delegazioni governative, anche delle varie forze politiche, iniziato a ragionare insieme al Ministro Gualtieri sul ventaglio di possibilità di prossimi provvedimenti e ci aggiorneremo all'inizio della settimana prossima. Adesso sono allo studio con il MEF le varie misure, c'è un ventaglio di ipotesi, stiamo riflettendo. Per quanto riguarda il fatto del MESUR, ragionalmente l'abbiamo, è un percorso che abbiamo già attivato e quindi non escludo affatto, anzi ritengo probabile che chiederemo ovviamente di partecipare a questo programma. Per quanto riguarda il MES non è cambiato nulla rispetto alle opinioni della cancelliera Merkel, ma ovviamente a far di conto per l'Italia è sottoscritto col ministro Gualtieri e con tutti, con il ragioniere dello Stato, non dimentichiamolo, e con tutti i ministri. Sicuramente ci stiamo predisponendo, lo sapete, a questo è servito quel giro di confronto, di consultazioni, la consultazione nazionale a Villa Panfili. Ci stiamo predisponendo per un piano di recovery plan italiano che presenteremo a settembre. C'è la risposta della Ministra. La seconda domanda. Allora, noi il 14 di settembre riportiamo tutti a scuola. C'è un confronto in corso con chi potrà prendere la decisione di utilizzare altri locali al di là di quelle delle scuole. Considerate che comunque la scuola secondaria di secondo grado non viene normalmente toccata dalle lezioni, quindi parliamo di un numero di studenti di numero inferiore, saranno gli enti locali insieme al Ministero degli Interni a stabilire se si possono utilizzare anche altri locali per evitare di utilizzare le scuole. Io più i nostri studenti stanno a scuola e più felice sono, chiaramente. Però, Ministra, io perché noi dobbiamo anche accettare delle sfide. In questo momento mi hai parlato dell'appartamento, della scuola appartamento a Scampia. Sì. Quindi io dico che adesso un po' di risorse le abbiamo stanziate. Io credo che il sistema Italia, se ci si mette, anche se il tempo è poco per organizzare dei nuovi locali, dei nuovi spazi, accettiamo e cerchiamo di affrontare questa sfida. A Scampia una scuola come si deve. Ci proviamo. Dobbiamo riuscirci. Non è organizzato nulla, però dico che dobbiamo tentare assolutamente di offrire ai ragazzi del quartiere Scampia una scuola migliore, visto che mi hai sottolineato l'esistenza di questa, di questo appartamento. Adesso ci deve essere, diciamo, ci può essere un punto di equilibrio. Tu hai citato la scuola Maiorana a Brindisi e poi l'appartamento a Scampia. Ecco, vediamo frattanto di allontanarci dall'appartamento e di avvicinarci alle best practices. Va bene? Così sottraiamo anche questi tanti studenti alla criminalità organizzata, perché poi questo è quello che accade quando abbandonano la scuola, quando non sono accolti, no? Da una scuola degna di questo nome, poi rischiano di andare per strada. Posso aggiungere che come sempre questa sfida non è della ministra Azzolina, non è del Presidente del Consiglio, non è del Governo. È una sfida che dobbiamo vincere insieme con dirigenti scolastici, personale scolastico, sindacati, li vogliamo sempre partecipi, e tutte le forze politiche, con le istituzioni locali con le quali tu, noi come governo stiamo facendo un gran lavoro e che sempre ringraziamo, regioni, province, comuni. Tutti insieme lavoriamo per una nuova scuola a Scampia. Grazie. Virginia Della Sala del Fatto Quotidiano, prego. Buonasera, vorrei diciamo rivolgere una domanda a entrambi, poi magari vedete voi come rispondere se vi va.
L'emergenza Covid ha portato alla luce, diciamo, problematiche legate alla scuola che sono frutto di anni e anni di tagli e di problemi e di trascurati sostanzialmente. All'improvviso c'è stato un grande dinamismo attorno alla scuola, è diventato un tema centrale, ben venga, in tutto il paese, su tutti i media, ben venga questo. E quindi vorrei approfittare di questa occasione per chiedere quale sia, nell'ottica del governo e della ministra, la scuola al di là dell'emergenza, cioè se c'è un'idea di scuola oltre l'emergenza, quindi pensare una riforma strutturale che sia sistematica, quindi fondi che non siano una tantum, ma che diventino un'iniezione costante. Invece sul breve periodo, e questo la rivolgo, una domanda che rivolgo alla ministra Azzolina, per quanto riguarda il contributo con gli enti locali, che mi sembra sia importantissimo per arrivare a settembre pronti, qual è la tabella di marcia che hanno gli enti locali e quali garanzie ci saranno da parte di chi dovrà controllare che queste scadenze vengano rispettate, considerando che c'è luglio e agosto in mezzo. Grazie. Ci ha messo in imbarazzo perché ha detto chi risponde. Io inizio e poi lascio una risposta più articolata e sicuramente più competente alla ministra. Io dico, come Presidente del Consiglio, che è chiaro che se avete avuto la bontà un attimo di vedere quel piano di rilancio che abbiamo presentato alla consultazione nazionale, che diventerà la stella polare dell'azione di governo da oggi, da ieri e per il resto della legislatura, avrete visto che noi vogliamo un'Italia più moderna, più sicura, più innovativa, più digitalizzata e più sostenibile. È impensabile che tutto questo non possa non coinvolgere come pilastro centrale la scuola. Quindi sicuramente, e su questo devo dire, non solo c'è la dedizione, avete visto anche l'amore, l'abnegazione della ministra Azzolina, ma direi che è una sensibilità su cui vi assicuro tutte le forze politiche che sostengono questa maggioranza è una sensibilità che hanno diffusamente e vivono intensamente. Io la percepisco continuamente. Per farvi un esempio, ieri abbiamo avuto il Consiglio dei Ministri, scusate ma l'attività è così frenetica, ma era proprio ieri pomeriggio abbiamo avuto un Consiglio dei Ministri e vi posso assicurare che ci siamo poi fermati a discutere di alcune questioni più importanti, ci siamo dati un aggiornamento anche sulla scuola e una discussione che ha visto l'intervento di quasi tutti i ministri, ricordo a memoria, e ci siamo soffermati a lungo. Quindi quando lei dice, adesso la ministra ci aggiungerà qualcosa di dettaglio, ma ha detto una cosa giusta la ministra, se un nostro genitore, o addirittura un nonno, io non ho più i nonni, ma avessimo un nonno, se entrasse nella stessa aula oggi, la riconoscerebbe certamente. Probabilmente i banchi sarebbero addirittura gli stessi. C'è qualcosa che non va. Vogliamo una scuola quindi dove veramente con dei percorsi formativi moderni, digitalizzati, completamente digitalizzati, con delle strutture più adeguate, più sicure, finalmente più sicure, i talenti di ciascuno dei nostri figli si possano, in questi talenti, esprimere liberamente, dispiegare liberamente, in modo da offrire ai nostri figli opportunità di vita migliori. Ministra. Racconto la mia vision di scuola. Le indicazioni nazionali sono un documento importantissimo, per cui i programmi scolastici non esistono più, ci dicono che la scuola è di tutti e di ciascuno. La scuola che immagino io, avendo lavorato per 10 anni a scuola, è una scuola innanzitutto con meno alunni per classe, perché questo permette al docente di fare un lavoro assolutamente diverso, un lavoro in cui il docente possa seguire ogni singolo studente, perché non si può insegnare a 25-30 studenti nello stesso modo, perché ogni studente ha dei tempi differenti, ha dei bisogni diversi. Quindi meno alunni per classe, più docenti, se necessario, più docenti per seguirli diversamente, e specializzati. Faccio un esempio per tutti. Scuola primaria.
Io vorrei che ci fosse il docente di inglese, laureato in lingua straniera, che faccia inglese. Non che ci sia una formazione generica. Più insegnanti formati, specializzati, preparati abbiamo, più il futuro dell'Italia sarà raggiante. E ne sono assolutamente convinta di questo. Così come ci vuole una seria formazione anche del personale ATA, noi gestiamo milioni di euro di PON. Qualcuno si è chiesto perché alcune scuole sono molto più moderne, molto più innovative ed altre sono un po' più indietro. Tanto dipende anche da questo. Li usiamo i soldi dei PON o li rispediamo indietro in Europa? Per usarli ci vuole personale molto molto formato. E con quei soldi tantissime scuole si sono rimesse anche a nuovo. La scuola che sogno io è quindi una scuola che ha ambienti di apprendimento diversi. Io voglio una scuola anche colorata, non vi sembri banale quando dico colorata, ma intendo una scuola dove lo studente entra ed è felice di starci ed è triste se deve uscire e deve andare a casa la sera. Voglio una scuola che sia il punto di riferimento di un quartiere, della città, che sia presidio di legalità dello Stato. Questa è la scuola che in parte io immagino, una scuola dove, come è stato per la mia vita, se non sei ricco di nascita, la scuola ti permette di elevarti, di raggiungere i più alti livelli di istruzione e quindi anche per i ragazzini meno abbienti la scuola possa essere ascensore sociale, non in discesa ma in salita. Questo è quello che la scuola in Italia deve ricominciare a fare. E non lo fa perché c'è un ministro dell'istruzione che ci crede, un presidente del Consiglio, un governo, tutto il Parlamento. Lo fa quando tutto il sistema paese va in quella direzione. Sogno una scuola in cui lo studente possa andare a fare un'esperienza in Europa e lo faccia con quelle che abbiamo pensato essere le European Classroom, e lo faccia anche lo studente più povero. Sogno questa scuola, perché questa scuola permetterà di avere un paese diverso. Sogno menti critiche, studenti che non siano lì ad essere ricettacoli di qualcosa, ma che si sviluppi il pensiero critico, perché gli studenti più critici poi sono spesso anche quelli più stimolanti per gli insegnanti. Non vogliamo burattini, vogliamo persone che pensino con la loro testa e imparino il più possibile, confrontandosi, che la scuola sia il presidio della democrazia. Scusate, non volevo dilungarmi troppo. C'è un impegno telefonico, quindi credo che questa deve essere l'ultima domanda. Ansa Esposito. Un appuntamento istituzionale. Prego. Salve Esposito, dottor Esposito. Se ci sono, insomma, se ci sarà un'accelerazione sul decreto semplificazioni da qui alla prossima settimana, volevo chiedere se ci sarà anche qualche intervento per migliorare l'operatività di ANPAL, perché ci sono state molte critiche sulla gestione del presidente Parisi. Invece al ministro dell'istruzione volevo chiedere se, insomma, durante la conferenza con le regioni avete convinto anche il governatore De Luca a firmare un accordo. Per quanto riguarda le domande a me indirizzate, decreto semplificazione, ieri abbiamo fatto una riunione, c'è stata una riunione con i capi delegazione anche per un aggiornamento sulla bozza, che voi ovviamente fareste di tutto per diffondere già adesso e per rovinarci il lavoro, perché poi chiaramente, come sapete bene, quando viene pubblicata una bozza, dopo un po', che poi peraltro verrà cambiata ancora fino all'approvazione, ci mettete in imbarazzo, perché iniziano, insomma, una serie di discussioni spesso sul nulla, perché sono testi poi semmai alcuni di questi in parte riformati. In questo momento la roadmap è questa. Prossimo Consiglio dei Ministri, settimana prossima dovremmo portarla, avremo quindi delle verifiche ulteriori, perché lo voglio dire molto chiaramente, è un testo questo di riforma che sta suscitando molta attenzione. E sono consapevole che presso i gruppi parlamentari, anche di maggioranza, i gruppi parlamentari di maggioranza, quindi non solo i ministri con cui stiamo lavorando, ma anche i gruppi parlamentari, vogliono essere coinvolti. E mi sembra corretto,
Siccome purtroppo stiamo ricorrendo molto frequentemente alla decretazione d'urgenza, dobbiamo coinvolgere i gruppi parlamentari e li coinvolgeremo la settimana prossima. Per quanto riguarda l'altra domanda, era sull'ANPAL. L'ANPAL è un ente vigilato dalla Ministra del Lavoro, la quale non ha richiamato la mia attenzione sull'ANPAL. Sulle linee guida eravamo tutti d'accordo. Sulla questione del 14 settembre abbiamo rinviato di poco, ma io ho letto le dichiarazioni del Presidente De Luca. L'organico per il personale c'è, l'ho appena dichiarato, abbiamo fino a 50.000 posti da dare, quindi penso che si arriverà ad una soluzione anche con il Presidente De Luca. Grazie, abbiate pazienza, ma